Questo evitando il perché un superfluo. anno, più di un anno, quando Conto dice che il vaccino dovrebbe arrivare alla fine dell'anno? Vuole davvero che io affronti questo argomento? Allora, a fine dell'anno non Sì, arriva, perché è un questo argomento che interessa decine di certo. milioni di persone, ovviamente. Certo. Allora, a fine dell'anno non arriva il vaccino. Entro la fine dell'anno, se tutto va bene, ci sarà la registrazione di un vaccino. Dopodiché, come ha detto anche Franco Locatelli, il professor Locatelli, il vaccino, se arriva, le prime dosi arriveranno nella primavera. Però ci sono una serie di problemi che dobbiamo considerare. Cioè, secondo me, stiamo sbagliando la narrazione. Stiamo dicendo da troppo tempo agli italiani, se una volta trovato il vaccino sarà tutto risolto. Non è così. No, mettiamocela via, non sarà così. Perché? Perché le dosi non saranno sufficienti all'inizio per vaccinare tutti, quindi saranno vaccinate un tot di persone. Bisognerà fare due vaccinazioni, quindi i tempi si allungheranno. I bambini, per esempio, non possono essere assolutamente vaccinati perché i trial clinici in questo momento non sono fatti sui bambini, stanno appena partendo, quindi tutta la fascia pediatrica sarà esclusa dal vaccino. Insomma, prima di avere tutta la popolazione vaccinata, veramente tutta, ci vorrà un anno. Come ha detto anche Fauci, si arriverà verso la fine del 2021 per riuscire ad avere la copertura su tutta la popolazione. Quindi noi non possiamo far credere agli italiani che a dicembre, quando ci sarà probabilmente la notizia, il vaccino è stato registrato, sia passato tutto, perché servirà ancora tanto tempo prima di venirne fuori. Ed è per questo che non credo in misure così drastiche, perché non possiamo permetterci misure drastiche per un anno, noi non possiamo bloccare l'Italia per un anno. Quindi dobbiamo cambiare davvero il nostro stile di vita. Certo,